non so se ve l'ho già detto, dritto di fronte a voi in monte. Quello è il castello di Avio. Quando facevo il corso di arrampicata, una prova è stata arrampicarsi su in cima sulla torre, vedi? E poi, siccome dovevamo fare il corso per vedere se riuscivamo a tenere uno che cadeva, no? A noi stavamo appesi così, in fuori, e da lì lanciavano un copertone di una macchina, non mi ricordo, un copertone grosso, non so se era di un camion, lo lasciavano cadere a peso morto e noi dovevamo tenerlo senza schiantarci contro la parete. Vi ricordate stamattina abbiamo visto lì due parapendio? Mi ricordo quel giorno ero di guardia alla caserma di Enrico Tempesti, villaggio alpino su di lì. Andavamo fuori e scendeva un parapendio. Girava piano, piano, stava per atterrare. Di solito atterrano nel prato là dove c'è la fontanella che abbiamo mangiato ieri pomeriggio, no? Solo che c'era vento. C'è delle correnti strane. E veramente c'è così. Si è chiuso. Sarà stato a 20 metri del terra, si è sceso così. Pum! Quello è il rifugio Ragazzuoi. Quello è il monte Ragazzuoi, quello è il rifugio Ragazzuoi. E da qui, se non sbaglio, si vede anche la Cengia Martini. La Cengia Martini dove si combatteva la guerra di Mina contro gli austriaci. Verifichiamo. Capitano Martini passò dal sotto, scavarono un rifugio e piazzarono una bomba sotto gli austriaci per far crollare le loro postazioni. Tra l'altro io sono membro onorario del comitato Cengia Martini. Messo le piastrelle nel bagno, eccetera, eccetera. E qua l'ultimo giorno del militare che abbiamo fatto in questa zona qui, abbiamo fatto una festa insieme ai vecchi alpini, quelli lì, no? Con tutte quelle bottiglie, la griglia, hai capito? Però io tutte le mattine venivo qua e andavo su fino là a costruire, a pulire le gallerie che ci sono, a fare quel sentiero. Non so se ve l'ho già detto, dritto di fronte a voi il Monte Civetta, 3218 metri. Se adesso aspettiamo due minuti, lì vediamo passare due funivie che si incrociano. Quel passo lì è il passo Falzarego, dove siamo andati l'altro anno a vedere le gallerie della Prima Guerra Mondiale. All'inizio non ero sicuro che era lì, perché da Corvara non si vede, abbiamo dovuto fare tutto il passaggio. Poi mi sono accorto perché quelle lì sono le tre cime di Lavaredo, che si vedono benissimo da sopra dove c'è il rifugio. Vedi lì? Vedi il passo? In cima arriva la funivia e proprio sulla punta lì c'è il rifugio. E noi siamo scesi a piedi lungo tutte le gallerie. Capito? Adesso quando arriva la funivia te la faccio vedere. Quello lì è il passo Gardena, è dove ci siamo fermati ieri. Quello è il passo Falzarego. Quindi, se mi oriento correttamente, quelle sono le pale di San Martino. Di fronte c'è il Monte Civetta, 3218 metri. Guardate la montagna. No, sai? Ma dai, al rifugio di Rugio. Guarda là, la vedi la luce lì? Sì. Quello lì è il rifugio. Professore, ma per cosa? Poi per cosa? Sono quelli che vanno a fare la gita in montagna, no? Hanno fatto tutta la scalata oggi là
hanno preso, fatto il ponticello, quello lì che c'era, che ti ho fatto vedere tra le due rocce, e stanotte dormono là. Quindi chi va? Io penso che la luce è quella lì. Qual è una stella, Bibi?